abbiamo raccolto già la testimonianza che questa è un'esperienza molto nuova per le nostre zone, mettere insieme quattro conservatori. Sì, non solo è nuovo, ma è buono. Non tutto quello che è nuovo è buono, sono quelle disgrazie. Questo è nuovo, è buono, mettere i quattro conservatori insieme. Non è mai stato fatto prima, stranamente, nonostante l'ovvia affinità che c'è. E quindi è una cosa. Oggi iniziamo con questo, noi speriamo che da questo nascano parecchie cose. Alcune piccole sinergie sono già nate e io spero che riescano a fare anche un'orchestra giovanile, francamente. Questa è un'iniziativa della regione, mi hanno detto. Un'iniziativa della regione, ma ovviamente fatta insieme, condivisa dai conservatori. Che hanno fatto proprio i nostri conservatori. Sì. Va bene, speriamo allora che ci sia un futuro con il direttore del Conservatorio di Benevento, il professore Ilario. E è una bella occasione quella di stasera, quattro conservatori insieme. Assolutamente sì, è la prima volta che avviene una cosa del genere. La Regione Campania è riuscita a mettere attorno al tavolo i quattro conservatori. Quella di stasera è una serata molto importante, sia per il carattere musicale, perché per la prima volta, ripeto, sono stati messi quattro conservatori, e poi anche per l'aspetto umanitario, perché non ci dimentichiamo che questa è una serata offerta alla città di Benevento, purtroppo per i fatti che sono avvenuti dell'alluvione, quindi questa sera ci sarà una raccolta fondi. Questa raccolta fondi gestita dalla Croce Rossa, e fra qualche giorno assolutamente verranno dati i dati di questo. Ho capito, ma l'organizzazione della Regione Campania, ho capito? No, la Regione Campania, diciamo, è stato un po' il capofila di tutto, l'ideatore di tutto questo, però l'organizzatore principale è il Conservatorio di Musica di Benevento. Quindi infatti, ancora una volta Benevento si ripropone all'attenzione del... Sì. Infatti tutta l'organizzazione, la logistica è tutto del Conservatorio di Benevento. Come professionisti che... Sono tutti allievi e docenti dei vari conservatori. Come al solito. Il coro è interamente nostro, il coro è tutto del Conservatorio di Benevento. Quindi è l'ennesima occasione per far valere le nostre eccellenze. Perché è molto difficile muovere un coro, quindi è stato più facile usare il nostro, interagire con i musicisti, con i vari conservatori. Quindi comunque la vera novità sta nel fatto che ci siano quattro conservatori per la prima volta insieme. Sì, per la prima volta assieme, sì, è vero. Speriamo che sia magari l'inizio di una bella... Sì, che sia l'inizio di una bella avventura, perché unificare i quattro conservatori... Fare musica assieme è difficile, forse per la logistica, però è importante, perché la musica deve essere di tutti. Certo, è un linguaggio universale, speriamo bene. Grazie. Per il futuro. Complimenti comunque. Grazie. Siamo con Stefano Tancredi, presidente della Croce Rossa, il Comitato di Benevento. L'ennesima occasione di far valere il fine istituzionale. Sì, è una buona occasione per coniugare, secondo me, la cultura alla solidarietà. È un'iniziativa che per la prima volta ha corso qui a Benevento con l'orchestra dei conservatori della Regione Campania, e abbiamo la possibilità quindi di intervenire come istituzione semplicemente per veicolare i fondi di questa raccolta che è stata promossa dai conservatori da destinare alla scuola Moscati, che sappiamo essere probabilmente l'istituzione scolastica più funestata dall'alluvione. Quindi questa occasione è proprio speciale, in ogni caso che è un'occasione speciale. Assolutamente sì, anche che per noi. Tenere insieme i quattro conservatori. Sì, l'iniziativa è stata promossa e voluta fortemente dalla Regione, che aveva voglia di creare questa istituzione musicale per dare la possibilità ai ragazzi, alle eccellenze dei conservatori della Regione Campania, di esprimersi all'interno di un'orchestra che quindi comincia e simbolicamente si esibisce per la prima volta a Benevento qui al Duomo, proprio per raccogliere i fondi per l'alluvione. Quindi è un inizio doppiamente simbolico. La Croce Rossa è stata già presente in altre iniziative, naturalmente. Sì, noi siamo almeno stati nei giorni dell'emergenza, mi sembrava che purtroppo ci fossero... sì, presenti durante i giorni dell'emergenza per fare quello che è stato possibile fare, tutto quello che per noi è stato possibile fare, dalla raccolta di fondi alla distribuzione dei viveri, ovviamente anche a spalare fango per le persone e le famiglie che ne hanno avuto bisogno. Naturalmente sono volontari quelli della Croce Rossa. Assolutamente sì, tutti quelli in divisa sono tutti volontari. Un merito ulteriore a questi nostri formidabili ragazzi. Grazie. La musica ha la capacità di unire le anime, è capace di andare in alto e ci libera dalle angosce, ci aiuta nei momenti di difficoltà, ci dona gioia e spirito di fare la nostra vita alla luce, con amore, pace e condivisione. Ed ecco le parole del Pontefice, con piacere di presentare.
600 soci che sono anche produttori di uva. Il 15 ottobre, alle 5 del mattino, la cantina era allagata. Nel locale di 1000 metri quadri c'erano 2 metri di acqua. In attesa che vengano presi i provvedimenti per la messa in sicurezza del territorio. Stiamo tornando alla normalità, non sarà l'acqua a fermarci. Come diceva Oscar Wilde, siamo tutti nati nel fango, ma alcuni di noi guardano le stelle. Ho visto un'ondata di fango che si avvicinava e ho capito. Sono tornato di corsa a casa. Ho portato al secondo piano i miei genitori, che abitano sotto. Abbiamo visto la morte con gli occhi. Pensavamo agli animali, ma eravamo bloccati. I vitelli, i piccolini, avevano l'acqua alla gola. Li abbiamo liberati solo dopo qualche ora. Si sono salvati.
ma abbiamo perso tutti i polli e la melma ha sommerso la terra, la colma di grazia. Maria è il respiro dell'anima, è l'ultimo soffio dell'uomo. Maria discende in noi e come l'acqua che si diffonde in tutte le membra e le anima e da carne inerte che siamo noi diventiamo viva potenza. Ave Maria. Tante versioni musicali. L'Ave Maria dei Caccini è uno di quei gialli della storia della musica. La conosciamo così, ma in realtà non è opera di quel Giulio Caccini, nato nel 1550. L'autore è il russo Vladimir Fedorovich Varlov e l'ha scritta nel 1972, pubblicata prima come... per 5.000 imprese agricole. Adesso si ritroveranno senza semi, diminuirà la produzione di grano e aumenteranno le importazioni. E così, addio alla rintracciabilità del prodotto, il chilometro zero. Siamo riusciti ad elevare il livello qualitativo del seme, collaborare con le grandi aziende italiane, essere coinvolti in progetti importanti. Al momento dell'alluvione l'azienda risultava fortemente danneggiata, sembrava tutto perduto. Negli ultimi mesi avevamo fatto investimenti in attrezzature di nuova generazione. In parte la produzione è ripresa, con notevole sforzo operativo ed economico, anche con il sostegno di tante persone, tra cui anche ex dipendenti. Ci vorrà del tempo per riportare l'azienda allo splendore che stava vivendo. Da buoni sanniti non ci abbattiamo. Lotteremo fino alla fine, una massa di acqua l'altra volta e l'ha trascinata via. Mio padre si è aggrappato allo stipite della porta e si è salvato. Non sapevamo dove fosse mia madre. Abbiamo provato a cercarla di notte, ma anche con le torce è stato inutile.